Siccome in passato mi sono un po' pentita di avervi presentato Casi Umani, ok? Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, è da un po' di tempo che non faccio un Nicole risponde in cui rispondo alle vostre domande e nell'ultimo periodo me ne stanno arrivando tante, quindi ho pensato che sia arrivato veramente il momento per un nuovo Nicole risponde in cui appunto rispondo a tutte le vostre domande perché siete molto curiosi, ma a me piace così. Quindi ho preparato il cellulare, mi sono segnata tutte le vostre domande più gettonate del periodo. Let's go. Prima domanda che mi fa ridere tantissimo e un pochino mi lascia un po' allibita. D'altra parte però mi fa tanto tanto sorridere. La prima domanda è, specialmente da quando avete visto il tour della mia nuova casetta? E questa è una domanda che mi avete fatto miliardi di volte. Ed è, perché non hai una stanza per Neil? Allora, cioè, voi dovete spiegarmi perché dovrei avere una stanza per il mio ex? Cioè, io adoro Neil, ci vogliamo bene, eccetera, eccetera. Però perché devo avere una stanza extra per Neil? Non l'ho capita questa cosa. Cioè, non tipo per i miei genitori se vengono a trovarmi, non per le mie amiche, no, per Neil. Mi ha fatto impazzire questa cosa. Ovviamente, se Neil viene a trovarmi, e vi anticipo che presto verrà a trovarmi, abbiamo già deciso, c'è già il biglietto, c'è già tutto, quindi lo vedrete presto. Anzi, approfitto per chiedervi quali video volete vedere con Neil. Lasciatemi nei commenti. Quindi non ho una stanza per Neil. Neil, grazie al cielo, mi ha perdonato per questa cosa terribile che gli ho fatto, che non ho preso una stanza per lui. Spero che possa accontentarsi del divano. Poi, seconda domanda, sempre a che vedere con Neil e togliamocela subito. Hai ancora rapporti con Neil? Perché non vi sentite più tu e Neil? E qui ci tengo a dire una cosa, ragazzi, se non vedete una persona in videocamera, non significa che io non ho più rapporti con quella persona, ok? Molto spesso, anche se c'è tipo un periodo in cui non filmo con le mie amiche o con i miei amici, mi viene detto non hai amici perché non hai più amici, eccetera. Non è che se io non filmo con quella persona significa che non la sento più, ok? Non significa che se io non menziono o se voi non vedete una persona nei miei contenuti, quella persona nella mia vita non esiste più. Quindi sì, ho ancora rapporti con Neil. Abbiamo in realtà, questo ve la racconto, questo ve la racconto, spero che Neil non si arrabbi con me. Allora, in realtà c'è stato un momento in cui, perché come sapete, noi ci siamo lasciati nel 2015 e poi ci siamo rimessi in contatto nel 2020 e c'è stato un momento durante il lockdown in cui abbiamo litigato. Non mi ricordo neanche perché, tipo, però mi ricordo che l'ho bloccato e tutto quanto. E poi lui mi ha scritto, non mi ricordo, e poi io, tipo, tutto ad un tratto, non so perché, ma mi dispiaceva, e quindi l'ho sbloccato e l'ho richiamato e faccio scusa. E lui, boh, ok. Cioè, quindi normalissima come cosa. Però c'è stato un momento in cui ho smesso di sentirlo, ma è durata tipo, non lo so, qualche giorno questa cosa, forse una settimana ci sono riuscita. Non dovete pensare che se non menziono una persona, non la vedete nei miei contenuti, non ci sia più neanche nella mia vita. Poi, altra domanda super gettonatissima: da quando in uno degli ultimi video vi ho menzionato che uso creme a base di retinoidi, mi avete scritto in tantissimi, Nicole, dici quali sono queste creme a base di retinoidi? Allora, ragazzi, io uso la Tretinoina Same, che però è una crema che può essere prescritta solo con ricetta medica, insomma, te la può prescrivere il medico, non potete andare e comprarla così. Quindi io mi sento sempre un po' in difficoltà quando voglio menzionarvi un prodotto che però è dietro prescrizione medica, perché non sono un medico, non posso consigliarvi questi farmaci perché sono farmaci e non posso, tantomeno posso prescriverveli. Quindi questa è la crema che utilizzo io. So che ce n'è anche un'altra, che la mia dermatologa mi consiglia, però sono, insomma, più o meno siamo lì, ma appunto dovete rivolgervi al vostro medico, anche perché queste creme, le creme a base di retinoidi, non sono uno scherzo. Bisogna saperle utilizzare. Ad esempio, se voi le applicate la mattina e poi e fuori c'è il sole, voi fate una passeggiata, uscite di casa, fate una passeggiata, vi ritrovate la pelle completamente bruciata, ustionata. Cioè, sono creme ottime per combattere le rughe, per mantenere la pelle giovane, perché quello che faccio io è mantenere la mia pelle giovane, ok? È molto più semplice mantenere la pelle giovane piuttosto che quando è troppo tardi ricorrere ai ripari, ok? Quindi i retinoidi aiutano tantissimo e sono uno dei segreti che chirurghi estetici, dermatologi
consigliano, ok? E che loro stessi utilizzano, confermo, però appunto sono, specialmente questa che utilizzo io, in particolare parliamo della crema ai retinoidi, sono creme molto specifiche che appunto bisogna saper utilizzare perché hanno parecchie controindicazioni, bisogna sapere quando applicarla, quanto in estate, per esempio, bisogna smettere di utilizzarla. Quindi, se siete interessati a creme a base di retinoidi, potete andare dal vostro medico o penso più dermatologo, perché sarà lui a dirvi se la vostra pelle è adatta a questo tipo di crema. No, in linea generale i retinoidi vanno bene per qualsiasi tipo di pelle, solo che bisogna saperli utilizzare. Questo è, insomma, questa era la crema. Questo volevo, non lo so, vi ho fatto una spiegazione incasinatissima, ma questa è la crema a base di retinoidi che sto utilizzando io. Sarà il quarto tubetto che finisco di questa crema e ne uso pochissima, 3-4 volte a settimana. Poi, altra domanda super gettonatissima: Nicole, tornerai mai in Italia oppure rimarrai in Olanda oppure andrai a vivere da un'altra parte? Allora, ragazzi, come sapete, io sono molto, non so se sono impulsiva, per certe cose sono impulsiva, per altre no, dipende. Però mi faccio guidare molto dal mio istinto, dalle mie sensazioni e da quello che penso sia giusto. Da quello che penso sia giusto per me come percorso di vita mio. Quindi, per il momento, quindi con me non si sa mai, ok? Per il momento no, non prevedo di tornare in Italia, non penso che tornerò in Italia. Non posso escludere che magari andrò in un altro paese, ma non credo per il momento, cioè mai dire mai nella vita, ok? Io sono la prima, tipo nel 2015 mi stavo informando per trasferirmi a Los Angeles, quindi con me veramente non si sa mai, però per il momento la mia casa è qui, voglio restare qui e non penso appunto né che tornerò in Italia né che mi sposterò da un'altra parte. Poi, altra domanda super gettonatissima e non so come mai sia super gettonatissima in questo periodo, dopo un sacco di tempo che ci siamo lasciati, però ditemelo voi, magari così capisco, ci capisco qualcosa. Mi state chiedendo in tanti, uno, se mi sono pentita di aver lasciato il mio ex marito e due, mi chiedete se io voglia tornarci assieme oppure no. Non so come rispondere perché non voglio risultare maleducata, però se ho preso la decisione di lasciarlo non è stata una decisione che io ho preso in un secondo, specialmente visto che eravamo sposati, quindi non è così e non mi sono pentita di averlo lasciato, ma non perché sono cattiva, perché ho rancori che mi porto dietro, assolutamente no, per niente, anzi io gli voglio bene, però non era la relazione per me, era molto difficile per me, è stata difficile quella relazione. Nonostante mi siano rimasti comunque bei ricordi, bei momenti e non vorrei mai cancellare nulla della mia vita, nulla di ciò che è stato, perché io ho imparato tantissimo. Ho imparato tanto sugli altri, ho imparato tanto soprattutto su me stessa. Con ogni relazione in realtà ho imparato tanto su me stessa, quindi tutto mi è servito per essere la persona che sono oggi. E sembra un po' un cliché dirlo perché lo sentiamo tanto in giro, la sentiamo tanto in giro questa frase: no, non vorrei cambiare nulla perché altrimenti non sarei quella che sono, però è l'assoluta verità. Però non tornerei indietro perché se ho preso la decisione di uscire da quella relazione era perché era la cosa migliore da fare. Altra domanda molto gettonata che mi viene fatta e forse con un po' di preoccupazione da parte di chi mi segue, cosa che insomma, tanto amore, tanto love, mi fa sempre piacere al cuore quando vi preoccupate per me, vi ringrazio e lo apprezzo sempre tanto, non lo do per scontato. Una domanda che mi fate spesso è se soffro di solitudine, se mi sento sola e molti di voi mi scrivono dicendo: Nicole, io mi sento sola, mi sento molto solo o sola e penso che magari anche per te sia così, come fai, eccetera. Quindi ci tenevo a rispondere a questa domanda, in particolare in questo periodo storico in cui chi abita da solo ha magari la tendenza a sentirsi solo, no? Perché comunque siamo, per la maggior parte, siamo in lockdown o comunque anche se possiamo muoversi, non c'è più la libertà che avevamo prima e non riusciamo magari a socializzare abbastanza o comunque come facevamo appunto pre-Covid e quindi magari la cosa ci pesa. Allora, qui vi devo fare un discorso un pochino lunghetto, quindi scusatemi, però allora, a me è capitato
tante di quelle volte nella mia vita, ragazzi, di sentirmi da sola, eppure non ero sola, fisicamente non ero da sola, c'era un'altra persona accanto a me. Mi è capitato di sentirmi da sola anche in posti, cioè, in cui c'erano decine e decine di persone. Come sapete, io non ho passato tanto tempo da sola, nel senso che ho sempre avuto relazioni lunghe e ho sentito dentro di me il bisogno di stare un po' da sola, di vivere da sola per conoscere me stessa, perché con il fatto che appunto non avevo praticamente mai vissuto da sola, non avevo mai, non mi ero mai presa del tempo per me stessa, per conoscere me stessa, quali sono le cose che mi piace fare, quali sono le cose che non mi piace fare, anche cosa mi piace mangiare, eccetera, perché ho sempre solo pensato alla coppia, ho sempre solo pensato all'altra persona e non mi sono mai focalizzata su di me. Quindi io mi sono ritrovata a non conoscermi. È difficile da spiegare questa cosa. Se avete passato quello che ho passato io, comunque una cosa simile, forse riuscite a capire quello che intendo. Però ho dovuto in questo anno passato, ci sto ancora lavorando, ma diciamo che sono stata molto brava. Mi sono prefissata degli obiettivi e sono riuscita a rimanere su quella strada e a seguirli, e quindi ho avuto bisogno, mi sono autoimpostata, anche un po' trasferendomi in Olanda, mi sono autoimposta, no, impostata, mi sono autoimposta di conoscere e scoprire me stessa, perché se non impari prima a stare con te stesso, a conoscere te stesso e a non soffrire di solitudine, non saprai mai se scegli di stare in coppia per solitudine oppure perché sei innamorato dell'altra persona, eh? E quindi, per quanto mi riguarda, non solo non mi sento sola, ma mi sento meno sola di quando mi sentivo sola e non lo ero, ok? Spero che riusciate a seguire questo filone, questo discorso, perché è un po' complicato, però mi è capitato di sentirmi da sola in coppia e incredibilmente ero convinta che mi sarei sentita sola da sola e non mi sento sola affatto. Allora, io vivo da sola, però non soffro di solitudine, non mi succede neanche per un momento. Anzi, vabbè, che sarà che sono tanto impegnata con il lavoro. Appena riesco, ho centinaia di amici che o vedo o sento, quindi proprio non la sento la solitudine. E forse perché non ho passato mai un periodo da sola e per me è stata una novità. E questo Covid, il fatto che il Covid mi abbia imposto da un lato di stare da sola, comunque se non altro per tutto il lockdown lunghissimo, e anche adesso siamo più o meno in semi-lockdown, però io non voglio dire di essere felice che sia successa questa catastrofe mondiale, assolutamente no, però sono riuscita, diciamola così, sono riuscita a fare di un periodo buio e brutto, sono riuscita a estrarre qualcosa di positivo, sono riuscita a trasformare parte di quello che stava succedendo, parte, in qualcosa di positivo per me, perché in questo tempo sono diventata più forte, ho capito cosa non accetterò mai più nella mia vita, ho imparato a perdonare me stessa per le cose che ho accettato in passato. Ho imparato e sto ancora imparando piano piano a conoscere me stessa, cosa mi piace fare, cosa non mi piace fare, cosa voglio mangiare, cosa non mi piace cucinare, cosa mi piace cucinare, cosa mi piace fare nel tempo libero, senza dover per forza dipendere dalle decisioni, dai gusti, dalle sensazioni, da qualsiasi cosa che mi arriva dall'esterno, un input che mi arriva da un'altra persona, ok? Io ho dovuto e penso di dover ancora, di aver bisogno comunque ancora di vivere da sola, di avere i miei spazi. Anche se frequento altre persone, ho comunque bisogno del mio spazio, della mia casa, della mia solitudine. Anzi, è una cosa che mi manca, cioè io ho bisogno di stare da sola, ho bisogno per me stessa di stare da sola, perché così mi sento in pace, non lo so. Quindi, non voglio dire che chi si sente solo stia sbagliando, però
perché è una cosa purtroppo che stanno sentendo in tanti, e io lo so perché me lo scrivete nei messaggi. Però vorrei dirvi di approfittare di questo, scusatemi i rumori, sono sempre, ci sono sempre un sacco di aerei che passano sopra casa mia. Vorrei dirvi però di non, di cercare di focalizzarvi su voi stessi. Quindi fate qualcosa che vi fa sentire bene, fate qualcosa che vi rende felici. Non sapete che cosa vi rende felici? Scopritelo prima, pensateci un attimino, cos'è che mi rende felice? Nei momenti liberi che ho, cos'è che mi rende davvero felice? Fare una passeggiata nella natura? Stare con i vostri animali? Chiamare la vostra migliore amica, il vostro migliore amico e chiacchierare? Può essere qualsiasi cosa, può essere cucinare qualcosa che vi piace e poi gustarvelo da soli. Ragazzi, io questa cosa la adoro. Io ho imparato veramente a gustarmi. Cioè, prima, se ero da sola, magari non apparecchiavo bene la tavola, non mi preparavo bene tutto quanto, eccetera. Adesso, ragazzi, apparecchio alla perfezione, solo per me. E io ne sono molto fiera, apparecchio tutto alla perfezione, mi bevo il mio vino, il mio champagne e sono felicissima perché so che riesco a godermi questi momenti senza dover necessariamente avere qualcun altro accanto, perché non è una cosa sana. Ve lo dirà qualsiasi psicologo, qualsiasi psicoterapeuta, non è una cosa sana. Poi un'altra domanda che mi fate spesso è: Nicole, quando o se hai già un fidanzato, quando avrai un fidanzato, ce lo presenterai subito, eccetera. Mi state facendo queste domande, siete tipo impazziti. Allora, come vi dicevo in un altro video, siccome in passato mi sono un po' pentita di avervi presentato casi umani, ok? Quindi voglio ponderare tutto quanto bene e quindi non prendetevela con me se della mia vita privata solo di una piccola sfera, insomma, per il momento magari non parlo tantissimo, ma anche in questo ho imparato dai miei errori passati e quindi cerco di trovare un equilibrio sano anche in questo, però come al solito la mia vita è qui sui social, quindi non succederà mai che nella mia vita io abbia cose importantissime e voi non ne siete a conoscenza, ok? Spero però di appunto di trovare sempre quell'equilibrio, quindi continuerò sempre a raccontarvi tutto quanto, però magari una piccola parte la lascio fuori per magari parlarne più in là, ok? Quindi spero di essere chiara, anche se non ho risposto proprio al 100% chiaramente. Scusatemi. Poi, altra domanda che mi fate spessissimo, e forse ce l'abbiamo anche fatta senza rossetto sui denti, altra domanda che mi fate spessissimo è se prenderò un gattino nuovo, perché vi avevo menzionato un po' di tempo fa ed ho intenzione di prendere un gattino nuovo. Tra l'altro, c'è già una mamma gatto e papà gatto, di cui io sto aspettando la prossima cucciolata, se vi devo dire proprio onestamente. Quindi, sì, sto pensando, anzi, prenderò un altro gattino, però non vi anticipo altro, però arriverà. Non so quando esattamente, però arriverà. Vi avevo anche già menzionato qualcosina, quindi non vi darò altri spoiler, però la risposta è sì. E chi mi chiede invece se prenderò un cagnolino, ragazzi, quello no, perché è una cosa che anche mi chiedete in tanti. Io ho sempre voluto in realtà un cagnolino, quando ero piccola volevo un cagnolino, non volevo gatti, però non è una cosa, nel senso che non appena si potrà ritornare a viaggiare, e io viaggerò tantissimo, avere dei gatti è molto più semplice, avere un cane è una responsabilità ancora più grande e quindi per me non è fattibile. E poi se prendo il terzo gatto, penso che sarà già abbastanza. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Se avete altre domande, come al solito, lasciatemele nei commenti, lasciatemelo ovunque, poi farò un altro video di Corrisponde aggiornato. Io vi mando un bacio enorme, ragazzi, enorme, che vi arrivi proprio oltre lo schermo, vi devo arrivare. Mua! Vi abbraccio come sempre, forte, 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 forte. Voi vedrete questo video, siete nel futuro, quindi domani che è giovedì, quindi noi ci vediamo domani, venerdì, per l'ultimo video della settimana, sempre 17:30 puntuali. Ciao!